Buongiorno a tutti, sono Iana924, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Royal Session. Allora, questo caso io era da un po' che lo volevo portare. Lo volevo fare inizialmente doppio, o meglio, riguardante due persone. Poi mi sono detta che sarebbe stato dispersivo, troppo lungo, e avrei finito per non parlare bene di nessuna delle due. Sono strettamente correlati, anche ideologicamente, ma hanno avuto due vite diverse e hanno reagito all'avversità in maniera diversa. Diciamo che c'è un comune denominatore in entrambi. Quindi oggi parleremo di colui di cui volevo parlare inizialmente. Poi potrei fare un video anche su suo fratello maggiore, che è sempre stato un po' bistrattato dalla storia. Per me è una personalità molto interessante, come anche il fratello. Allora, oggi parleremo di Alexei Grigorievich Bobrischi, il figlio dell'amore di Caterina II. Cominciamo. Allora. Caterina II rimarrà incinta 6 volte e in 3 di queste perderà il bambino. Avrà quindi 3 figli. Paolo, il futuro Paolo I, Anna Petrovna e Alexei Grigorievich. La particolarità è che questi 3 bambini, Anna morirà quando ha 3 anni, quindi la dico perché va detta, ma diciamo non lascerà alcun segno nella storia russa, e uno. Sono tutti e 3 figli di padre diverso. E questo padre, o meglio questi padri, sono amanti della zarina, nessuno di loro, infatti, è il marito, il Granduca Pietro, Petro Firodovic, come si dice in russo, poi Pietro III. Allora, sulla questione si è discussa ampiamente. Caterina, nelle sue memorie, ha detto la sua, dichiarando esplicitamente che il padre dei suoi figli non è mai stato Paolo. Mai, o meglio, non è mai stato Pietro. Chiunque ma non lui, e per un motivo. Secondo Caterina, infatti, il marito era sterile. E dopo diversi anni di matrimonio, in cui sembra che nemmeno il matrimonio fosse stato consumato, beh, la corte imperiale decise che dove uno non può, un altro può. Quindi Caterina venne spinta tra le braccia del ciambellano Sergei Saltykov, da cui ebbe Paolo. Poi si trattò del principe polacco Stanislas Poniatowski, futuro re di Polonia, da cui ebbe Anna, e infine Grigorievich Orlov, da cui ebbe appunto Alexei. Paolo e Anna furono legittimati, o meglio, si fece in modo di far credere a Pietro e anche a tutta la corte, che pur sapeva che quei bambini fossero del Granduca. Ma bastava guardarli, la somiglianza era zero, ma bisognava crederci. La zarina Elisabetta li prese con sé e li allevò, e forse anche per questo Caterina non sarebbe mai riuscita a connettersi bene con Paolo. Comunque, Alexei nasce nel 1763. Durante il regno di Pietro III, Caterina di fatto deve fingere di essere malata per potersi ritirare da sola nelle sue stanze per partorire. Questo perché in questa occasione non è possibile fare in modo o convincere Pietro che sia lui il padre, perché dal 1760 i due sposi praticamente vivono vite separate, non si incontrano quasi mai. Hanno interessi diversi, hanno obblighi diversi e si disprezzano. Pietro, infatti, è un militarista dispotico con tendenze filoprussiane. Infatti, grande ammiratore di Federico II, quando salirà al trono, manderà subito un armistizio al re di Prussia per terminare la guerra di 7 anni e accetterà ogni condizione. Di fatto, anche per questo, diciamo, i soldati russi non lo ameranno mai, perché si sentiranno traditi e venduti a favore dei prussiani. Comunque,
Caterina invece all'epoca è filo francese, filo inglese, soprattutto filo illuminista. Si è convertita all'ortodossia e adora la Russia, o meglio, adora quello che vede della Russia. Diciamo, non la conoscerà mai davvero, però rispetto ai suoi predecessori e ai suoi successori, sarà quella che la conoscerà meglio, dico tutto. Quindi, anche tra l'aristocrazia, il clero, la popolazione di Mosca e di San Pietroburgo è molto amata. Infatti, a differenza del marito che a malapena partecipa al lungo funerale di Elisabetta I, che comporta anche una settimana di veglia davanti alla bara, lei fa la settimana la fa tutta, prega, diciamo, parla con i popoli, i metropoliti che arrivano, con gli archimandriti, si occupa dei dettagli del funerale, insomma, entra nel cuore dei russi. E capiscono che lei ormai è una di loro, Pietro no. E il fatto che poi si faccia vedere spesso in compagnia di Grigori Orlov aiuta. Grigori Orlov, infatti, è un eroe di guerra e è il primo di cinque figli. Suo padre, che si chiama come lui, perché ricordiamo che in Russia conta anche il patronomico, quindi il nome del padre, si chiama infatti Orlov, Grigorevich Orlov, e suo padre si chiama Grigori Orlov. Bene, è stato uno dei collaboratori di Pietro I e in un'occasione, quando stava per essere giustiziato, narra la leggenda che abbia spostato con dignità e supremo sprezzo del pericolo la testa del condannato presidente che gli era finita di fronte. E Pietro, sorpreso da questo gesto, lo abbia graziato. Tipico di Pietro I. Comunque, si dice anche che sua madre sia una donna di molti facili costumi, al punto che è stata l'amante di un intero reggimento, e comunque i fratelli Orlov sono molto legati. E specialmente Grigorio è legato a suo fratello Alexei, sì, Alexei Grigorevich Orlov. Poi noto come Sesmensisky a causa della vittoria di Sesme, che infatti dovrebbe dire appunto Alexei Grigorevich Orlov di Sesme. Comunque, tornando a noi, i due sono diventati alleati di Caterina, anche perché capiscono che è l'unica che può in qualche modo aiutare la Russia. E Grigorio ha lasciato con lei una storia. Bene, Caterina è rimasta incinta e ha avuto questo bambino. Non lo vedrà quasi subito, o meglio, quando nasce, una delle sue dame di compagnia, Elisabetta d'Ascova, fedelissima, prende il bambino, lo avvolge diciamo, in alcuni panni di pelliccia di castoro e lo fila subito a un servitore, che lo porta prima a far battezzare, e il luogo lo sanno lui e Alexei Orlov, che si presenta come padrino, perché comunque è figlio di suo fratello e quindi vuole partecipare. E poi lo affida a un altro servitore che lo porta in campagna. Quel bambino, infatti, è fondamentale. Riceve anche il nome, appunto, di Alexei Grigorevich, Alessio, figlio di Grigori. Questa volta non si fa alcun tentativo, diciamo, di nascondere, cambiare o occultare le cose. No, punto. E il nostro passa 6 anni relativamente tranquillo, in campagna con dei fratellastri, mettiamola così, e una famiglia adottiva. Lui sa che quelli non sono effettivamente i suoi fratelli, la donna che lui chiama mamma non è sua madre, ma non sa altro. Gli viene detto che è figlio di una grande signora. E non ha altre informazioni. Inoltre, non era così strano all'epoca che molte donne dell'aristocrazia, vedove, principalmente vedove, che avevano un amante, poi rimanevano incinte, mandassero i bambini in campagna per poi, diciamo, mandarli a chiamare quando erano abbastanza grandi. Anche da questo fatto ci sono, diciamo, le tante leggende, le tante storie russe di questi contadini che scoprono di essere principi, duchi, anche re, insomma. Un fondo di verità c'è sempre quando si parla di queste leggende, e specialmente in Russia, dove abbiamo visto il popolo è propenso a credere a tutto. Comunque, quando ha 6 anni, Caterina è abbastanza sicura sul suo trono e lo manda a chiamare. Affetto materno un po' in ritardo,
Desiderio di conoscere il figlio e di consolidare il suo amore con Grigor Orlov? Nì. Allora, devo dire qui una cosa importante. Caterina II è stata una grande regnante, una grandissima zarina che ha fatto tanto per la Russia, più di quanto la Russia meritasse in effetti, ma è stata una pessima madre. Cioè, se prendiamo a paragone le sue due colleghe, ossia altre regine regnanti come Maria Teresa e Maria del Portogallo, ce ne rendiamo conto. Maria Teresa è stata una grande regnante, un'ottima moglie e una madre quantomeno discreta, diciamolo, quantomeno discreta. Maria del Portogallo è stata un'ottima moglie, una buona madre e una regina quantomeno discreta anche lei. Quindi tutte e due ci hanno provato, hanno comunque avuto dei figli che hanno parlato molto bene di loro, ma Caterina no. Caterina non riuscirà mai ad avere un buon rapporto con i suoi figli. Ci sono delle donne che sono nate per la maternità, come Maria Teresa, Carlotta di Mecklenburg-Strelitz, a modo loro, e altre che non lo sono, siamo obiettivi. Caterina è una donna che non è nata per la maternità, o per l'essere madre, o per crescere dei figli. Ha avuto questi figli per dovere, uno, e un altro per passione. Ma di fatto lei non ha alcuna intenzione di occuparsi dei figli, nemmeno quando potrà stare con Paolo una volta divenuta zarina, non saprà mai cosa dirgli e cosa fare. In parte è colpa del fatto che Paolo è stato cresciuto da Elisabetta Petrovna, quindi è più portato a vedere lei come figura materna che non la madre biologica. Ma quando comunque Elisabetta Petrovna muore e poi Caterina prende il potere nel 63, Paolo a 9 anni, volendo un tempo per instaurare un rapporto, ce ne sarebbe. E un bambino di 9 anni che ha perso, diciamo, la figura materna, ha perso quello che considerava suo padre, e rimane solo una madre, volendo tempo per farsi apprezzare, farsi amare, instaurare un rapporto. C'era. Caterina non lo vorrà mai. È più concentrata sui suoi affari di Stato, sul governo e sull'immagine che manda al resto del mondo che non su suo figlio, e fa lo stesso con Alexei. Infatti, quando lo convoca, non è, diciamo, per motivi sentimentali, o meglio, anche per motivi sentimentali, ma anche per motivi politici. Infatti, in quell'anno Caterina ha deciso che si sottoporrà all'inoculazione per il vaiolo, che è relativamente recente, è nuovissima, quindi è un'occasione. Ma ha deciso anche una cosa. È vero, lei si sottoporrà alla pratica, ma non sarà la prima in Russia, no. Il primo sarà suo figlio Paolo. È un modo per dire, visto, io ho così tanta fiducia nella medicina, nel progresso e nei lumi della scienza, da far vaccinare mio figlio, il mio erede. Se poi muore sono problemi nostri, ci pensiamo dopo. Comunque lei manda avanti il figlio Paolo, il quale diventa il primo celebre vaccinato della storia russa e va tutto bene. Anche per questo Caterina vuole con sé l'altro figlio. In caso Paolo dovesse morire, ha pronto un erede. E proprio per questo, diciamo, la fazione Orlov decide di puntare su Alexei. Infatti, sono già 9 anni che Caterina e Grigori hanno una storia. Lui è il suo compagno ormai, ufficialmente, lo sanno tutti, ma non sono sposati, cosa che Grigori vorrebbe. Questo perché Caterina è consapevole che il marito vorrebbe più potere, vorrebbe un ruolo attivo, e Grigori Orlov, diciamo, non è molto intelligente o capace, certo, è valoroso, è un grande guerriero, sembra che sia un grande amante, sa ascoltarla, sa in qualche maniera consigliarla, ma in politica, zero, non è nemmeno istruito, quindi non saprebbe da dove farlo cominciare, come cominciare a istruirlo, si perderebbe tempo, no, meglio tenerlo come amante. Dall'altro, il consiglio imperiale è evidentemente contrario a Orlov. Il gran cancelliere Nikita Panin, l'unico che Caterina ascolti e che diciamo è un po' il tutore, barra governatore, barra precettore, barra figura paterna di Paolo,
dirà durante una seduta una frase destinata a rimanere iconica. La signora Orlova non sarà mai la zarina di tutte le Russie. Insomma, Caterina II sì, Caterina Orlova no. Se lo vuole tenere, faccia pure, non ci importa, ma non lo sposi. Infatti è accaduta anche un'altra cosa. Nel 66 Caterina è rimasta incinta di Orlov, ma ha perso il bambino. E con questo si era andata per gli Orlov una grande occasione. Se infatti Caterina, da imperatrice regnante, avesse avuto un figlio, sarebbe stata anche obbligata questa volta a sposare il padre del bambino per dare ufficialmente legittimità a questo bambino, e quindi gli Orlov sarebbero saldamente insediati sul trono russo, ma non è accaduto. E quindi si riprova con Alexei, che infatti venne legittimato ufficialmente come figlio di Caterina e di Grigorio Orlov, ma non viene inserito nell'asse ereditario. Insomma, è ufficialmente il figlio della zarina, ma diciamo non ha diritti. Inoltre è ancora un bambino, i bambini muoiono presto, quindi stiamoci attenti, si dice Caterina, che al trono ci tiene, più di quanto tenga i suoi figli. Lo fa ben istruire, lo fa incontrare con Paolo, che gli dimostra subito un affetto molto tenero, lo mette sotto la custodia di Panin e poi via, a occuparsi degli affari di Stato, del governo, della Russia, dell'Europa, della corrispondenza con Voltaire, di Grigori Orlov e per ultimi i figli. Infatti Paolo e Alexei crescono, diciamo, come se fossero di fatto abbandonati a se stessi. Paolo svilupperà un suo modo di fare, ossia lui sarà sempre molto legato alla figura di Pietro III, pur sapendo che non è suo padre biologico. Infatti quando ha 18 anni conosce il padre biologico, conosce Sergei Saltykov, che morirà a breve. E questo lo spinge ancora di più verso questa strada di emulazione di questa figura che sa non avere nulla a che fare con lui, ma che vuole assomigliare a tutti i costi, anche per risposta alla madre. Alexei Grigorevich invece si mostra diverso. Lui si accetta, è gentile, accetta tutto quello che la madre gli dà, si dimostra bravo, studioso, ma anche indolente e pigro. Insomma, lui fa il minimo necessario, non è interessato a brillare, pensa che la sua vita sia quasi inutile. Entra nel prestigioso corpo dei cadetti e, quando ha 16 anni, parte per un lungo viaggio. Parte da San Pietroburgo, arriva prima in Polonia, poi in Prussia, Sassonia, Hannover, Paesi Bassi, Olanda, all'epoca dette Province Unite, e poi Parigi. E diciamo un viaggio di istruzione perché possa imparare, vedere. E lui lo prende così. Studia, ovviamente, si fa notare e soprattutto quando arriva a Parigi la madre gli apre un credito illimitato. Ora, capirete voi che se hai 18 anni, sei a Parigi e hai un credito illimitato, te la spassi. Infatti Alexei Grigorevich si fa ben presto conoscere nei salotti di Parigi e in altri posti non molto rispettabili, perché appunto veste con ricercatezza, intelligente, educato, elegante, e spende tutto spiano per qualsiasi cosa, donne, vestiti, gioielli, arredi, praticamente i soldi li butta dalla finestra. L'ambasciatore russo puntualmente si mette le mani nei capelli, manda i conti a San Pietroburgo e Caterina paga, ma anche lei si sente molto, diciamo, disaffezionata nei confronti di questo figlio. E non è una coincidenza che proprio in quegli anni Caterina comincia una relazione con Alexander Elanskoy. Chi è Alexander Elanskoy, detto Sasha, dalla zarina? Beh, Alexander Elanskoy viene dalla piccola nobiltà russa, è entrato nel corpo dei cadetti lo stesso anno di Alexei, e i due sono quasi coetanei, mi sembra siano 2 o 3 anni di differenza. E Caterina non vede in lui solamente, diciamo, un amante, un partner per la notte o altro, vede anche un figlio putativo, qualcuno che può istruire, che può lanciare nel mondo, che può fare da mentore, da tutor. E Alexander in questo, a differenza di Paolo, e Alexei è molto recettivo,
studia, si impegna, ha corrispondenze con filosofi, insomma, tutto il contrario dei figli, uno militaresco, quasi all'ossessione, alla parodia, e l'altro fin troppo indolente e buon vivere, insomma. È il suo modo per abbandonare i figli e cercare una figura di figlio ideale. Alexander Lanskoy, che poi dopo Alexander sia anche un suo amante, perché Caterina, diciamo, si comportò esattamente come qualsiasi altro regnante dell'epoca, prendendosi amanti sempre più giovani, che dire, ce lo faceva Luigi XV, andava tutto bene, se lo faceva lei era una strega, una virago, una squadrina. Quindi no, o erano tutte e due delle persone molto deprecabili, o non lo erano. Personalmente ritengo che Caterina sia una donna che si è voluta divertire. Aveva i mezzi, il potere per farlo, e lo ha fatto. Punto. Certo, avere a 70 anni una relazione con un ragazzo di 18 anni è moralmente discutibile, ma legalmente valido. Comunque, dopo un po', visto anche che i creditori cominciano a bussare insistentemente alla sua porta, Alexei parte per Londra. Anche a Londra si, diciamo, ripete lo stesso schema. E nel 1785 Alexei ritorna in patria. E Caterina, che comunque a questo figlio è molto legata e che ormai sa che lui è un, diciamo, un investimento perso, decide di mandarlo a Tallinn. Ovviamente a Tallinn ha un ruolo importante, è capitano di uno dei vari reggimenti russi. Ma tutti sanno che ha ottenuto quel ruolo perché è figlio della zarina e accettano la cosa. D'altronde, Alexei comincia a comprare anche a Tallinn, si farà un meraviglioso palazzo e si sposerà molto bene. Tra l'altro, riceve un appezzamento di terre dove sono compresi 18 villaggi. Sì, all'epoca Caterina II regalava alle persone che trovava di suo gusto, fossero amanti, parenti, amici, diciamo interi villaggi. Grigori Potëmkin in un'occasione ricevette un appezzamento di terra che comprendeva 33 villaggi. Non sta a me giudicare quanto questi russi spendessero così, ma era anche un modo per sostenersi. E Alexei rimane lì a Tallinn e di guarnigione fino alla morte della madre. Ritorna a San Pietroburgo per il funerale e rivede il fratello Paolo. Diciamo che tra lui e Paolo non ci sono rancori, sono cresciuti più o meno abbandonati a se stessi, con una madre che li ha sottostimati, svalutati e poi letteralmente odiati. Quindi, in qualche modo, i due hanno trovato, diciamo, nell'altro un confidente, hanno tenuto corrispondenza. E soprattutto Paolo non lo vede come un nemico. Questo perché Paolo ormai ha tre figli maschi e ne avrà un altro. Ed è nonno perché suo figlio, Alexander Pavlovich, nel 96 ha il primo figlio, un maschio che vivrà pochissimi mesi e che comunque dà l'opportunità di poter assicurare la successione. Quindi c'è Alexander Pavlovich, questo bambino, Konstantin Pavlovich, Nikola Pavlovich e poi Michele Pavlovich. Prima che si arrivi ad Alexei c'è tutto il tempo per mettere almeno 10 discendenti tra lui e Paolo, quindi i due sono consapevoli che Alexei la corona non la vedrà mai e va bene così. Tra l'altro Alexei non è nemmeno legato, diciamo, al padre Grigori Orlov, che comunque è già morto, o allo zio e omonimo Smensky, crescendo, diciamo, lontano dalla corte, prima perché viveva in campagna, poi perché stava con i cadetti a San Pietroburgo, infine in giro per l'Europa, rapporti con il padre e gli zii, diciamo, sono quasi inesistenti. Motivo per cui non muoverà obiezioni di sorta quando Paolo ordinerà ad Alexei Orlov, che ormai ha quasi 70 anni, di scortare la bara di Pietro III, che verrà, diciamo, riesumato per l'occasione, e seppellita accanto alla moglie. Anzi, Alexei e il principe Orazumovskij, che anche lui ha 70 anni, che sono considerati gli assassini materiali di Pietro III, dovranno scortare la bara e rimanere
diciamo, di veglia per un giorno intero, prima di seppellirla accanto alla bara di Caterina. E riteniamo tutti che costringere due persone di 70 anni, eroi di guerra, a fare questo sia una tortura e un'umiliazione, che era quello che voleva Paolo. Alexei avrebbe potuto dire qualcosa, insomma, suo zio, Alexei Orlov Smensky, è stato uno dei più grandi eroi di guerra della Russia, un ammiraglio senza paragoni e via dicendo. Ma lui non dice niente. Però, quando parte delle terre degli Orlov vengono espropriate, perché Paolo, in quanto autocrate, può farlo senza che nessuno dica nulla, lui se le prende. Comunque gli spettano, perché anche lui è un Orlov, quindi gira che ti gira, ci guadagna. Paolo lo nomina conte dell'impero, gli fa ottenere delle diverse promozioni a livello militare e lo rimanda a Tallinn. I due tengono corrispondenze, vivono tranquilli e un cambio di preferenza, ma non tanto, sia quando Paolo viene assassinato. Sulla sua morte si dovrebbe fare un video a parte, perché è molto interessante. Comunque, con la successione di Alexander poco cambia. Alexander Pavlovich, questo zio, quasi non lo conosce, se suo padre decise così, va bene, se la sua amatissima nonna, amatissima e odiatissima, decise questo, va bene. Conferma tutto e Alexei continua tranquillamente a vivere a Tallinn. Tra l'altro, nemmeno durante l'invasione napoleonica si muoverà da lì. Non ne ha bisogno, tanto prima che i francesi arrivino a Tallinn, ragiona nelle passare di acqua sotto i ponti e non è che sbaglierà. Morirà infatti nel 1813, ricchissimo, una delle persone più ricche di tutta la Russia e con folta discendenza. Da quanto ho letto in giro, i suoi discendenti arrivano fino ai giorni d'oggi e vantano un titolo piuttosto singolare, Bobrisky. Allora, sul motivo di questo titolo ci sono due versioni. Una è perché appunto quando è nato Alexei è stato avvolto in questa pelliccia di castoro, e castoro in russo si dice Bobro, almeno all'epoca si diceva Bobro, quindi sarebbe un riferimento, diciamo, alla prima vestizione. Secondo un'altra versione, invece, fa riferimento al villaggio dove, diciamo, venne portato il neonato, che appunto aveva un nome, Bo e Bobrinsky, una cosa simile, poi adesso ha cambiato anche nome. Quindi, invece di queste versioni è stata confermata, sono entrambe valide, quindi o può essere la pelle di castoro o il nome del villaggio, valgono entrambe. E infatti lui si firma così, Alexei Grigorievich Orlov, conte Bobrisky, perché comunque non si poteva far passare per un romano, era del tutto impossibile. Insomma, già con Paolo era riuscito per miracolo, perché se guardiamo i ritratti tra Pietro III e Paolo I, la somiglianza è zero fisica. Poi c'è quella voluta, accentuata anche diciamo dal modo di porsi, dal comportamento, ma fisicamente zero. Quindi questo è tutto. Alexei Grigorievich, che sappia, non compare nei vecchi film su Caterina e viene nominato però in diversi documentari, perché comunque, diciamo, la sua nascita è stata fondamentale per convincere Caterina e Orlov ad agire e a montare il colpo di stato contro Pietro III. Diciamo che era il segno che qui abbiamo rischiato troppo, o agiamo o siamo finiti. Compare però per due stagioni, facciamo anche tre, in Ekaterina. O meglio, nella prima stagione compare neonato appena nato in una puntata, mentre nella seconda ha una bella storyline molto interessante e poi compare anche nella terza, più nominato che non proprio presente. Sarebbe interessante un film su di lui o una serie TV, perché appunto è una personalità rimasta sotto traccia, ma fondamentale a modo suo per la storia russa, senza volerlo, senza saperlo, così. Quindi per questo video, oltre a quello che ho trovato in web, principalmente diciamo in genealogia, mi sono basata su questi testi. Carol Erickson, la grande Caterina, una straniera sul trono degli zar. Henri Troyat, la grande Caterina, si intitola sempre quelli, e ovviamente Simon Sebag, Montefiore e Romanov. Questo è uscito anche il tascabile anni fa, se proprio ci tenete, io lo trovo solo così e vabbè, le cose capitano.
Quindi direi che questo è tutto, se avete dubbi, domande come sempre qui sotto e alla prossima. Arrivederci.